Sì, facciamo gli auguri al Rimini Calcio, dai. Facciamo gli auguri al Rimini Calcio, ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la trasmissione Sport Up. Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo. E allora, e andiamo ragazzi. Al Buitoni di Sansepolcro va in scena la classica sfida fra Davide contro Golia. I bianconeri di casa con l'acqua alla gola cercano il colpaccio contro la capolista Rimini, anche se ai fini del risultato quello che succederà porterà alla amara retrocessione in eccellenza dei padroni di casa dopo 24 anni di onesta Serie D. Righetti segue il consiglio del nostro Lorenzo Baldisserri, manda in porta Rapisarda, primi minuti per lui con la maglia biancorossa e subito viene chiamato in causa dall'ex di turno Catacchini, che segue questo cross per Allagi. Bravo il portiere nella respinta, ma l'ex di turno con un passato in B proprio in difesa dalla maglia biancorossa rischia di fare lo scherzetto su il montante con palla che sbatte sul versante destro della porta difesa da Rapisarda. Viene chiamato in causa per la prima volta Davide su questo colpo di testa in verità innocua ad opera di Traini. Sul versante opposto Mencagli si libera di Rapisarda ma calcia troppo debolmente permettendo alla difesa ospite di chiudere. Al 27esimo gran tiro di Mattia, pallone centrale ma Rapisarda quasi quasi imita Antonioli in un derby Milan-Inter del lontano 92-93 bloccando la sfera tra le gambe. Sono i padroni di casa a fare la partita, Mencagli ha lanciato in profondità, spara addosso alla Pisarda, bravissimo l'ex Fiericcione. Sul fine di tempo Alagia, servito da Mattia, si presenta tu per tu con la Pisarda, infilando e trovando così l'1-0 per i padroni di casa, gol che emette speranza. Speranze che pian piano durante la partita verranno a spegnersi. Ad inizio ripresa Pasqualini per Mencaglia e Rapisarda si mostra super nella deviazione in fallo laterale. Valeriani dall'altra parte mette i brividi a David, pallone alto di un niente. Rapisarda continua ad intervenire, questa volta lo fa sul tiro ravvicinato di Mattia, pallone in corner. Al 24esimo arriva però il raddoppio bianconero, va via l'avversario, va alla conclusione colpendo il legno alla destra di Rapisarda, ma sulla ribattuta Mencagli si trova fortunosamente il pallone che sbatte contro la propria testa per il più incredibile dei gol. 2-0 per i padroni di casa. Al 41esimo il Sansepolcro trova addirittura il tris con Dida, che non ha i piedi sicuramente dell'ex portiere del Milan, ma fiuto per i gol. Suo il 3-0. In pieno recupero Valeriani salva l'onore del Rimini dimezzando le distanze, vittoria inutile per il Sansepolcro che retrocede in eccellenza, mentre il Rimini vola per la pole scudetto riabbracciando questa sera probabilmente nella nuova Serie C i cugini tanto odiati della Vis Pesaro.